quando la mala sorte ci mette lo zampino. Nel mentre Antonio Lombardi, nel corso della conferenza stampa a bordo della MSC, minimizzava, arrivando quasi a smentire l'esistenza di un contenzioso civile tra lui e l'ex amico socio Vittorio Murolo, i legali di quest'ultimo depositavano presso il Tribunale di Salerno un'istanza, un ricorso ed una citazione in relazione alla complessa querela civile in corso tra i due. Altro che processi mediatici, linee editoriali e corbellerie di vario genere, il costruttore di Vallo già nella prossima settimana conoscerà la data delle udienze e i nomi dei giudici chiamati a decidere sui tre atti presentati ieri mattina. Nel dettaglio, si tratta di un'istanza per sollecitare la fissazione dell'udienza ex articolo 2409, di un ricorso per il sequestro di almeno il 30% del pacchetto azionario del Club Granata e di un'impugnativa della delibera assembleare del Club dello scorso 19 giugno. Tre plichi voluminosi, corposi, ai quali Murolo ha affidato le sue verità, i suoi interrogativi, le sue richieste. Sarebbe il caso allora che Lombardi facesse chiarezza in maniera definitiva sulla vicenda che rischia seriamente di paralizzare l'attività del club. L'unica e inconfutabile linea editoriale resta allora quella della corretta informazione, del racconto dei fatti, gli stessi che linee editoriali troppo compiacenti e chissà perché servili hanno per molto tempo tenuto nascoste. Altro poi sarà il verdetto, il giudizio, e qui siamo perfettamente in linea con quanto sostiene Lombardi. Toccherà alla magistratura dire chi ha torto e chi ha ragione tra i due ex amici. Ma occultare il fatto e il contenzioso sarebbe un falso clamoroso che lasciamo volentieri ad altri. Ora che la vicenda salernitana è definitivamente approdata in tribunale, il costruttore di Vallo e di conseguenza la Salernitana sono ad un classico bivio. O si potranno finalmente cancellare i sospetti che stanno accompagnando la gestione del club, oppure ci si incaglierà definitivamente in acque melmose e pericolosissime. Per un altro po' di tempo ancora sarà però percorribile anche una terza via, quella del dialogo. Ci sarebbe infatti ancora il tempo per sedersi e ragionare, e chissà che dopo la carta bollata non possa arrivare anche il tempo dei chiarimenti. Ne gioverebbe la causa Granata, quella a cui Lombardi si dedica in maniera viscerale, ma la stessa per la quale Murolo, per quanto fisicamente distante, continua a tenerci da matti. Allora, Tommaso. Sì. Nelle tre richieste fatte, sì, c'è anche una citazione per danni fatta alla Salernitana, a Lombardi e al Collegio dei Revisori. Per la richiesta di risarcimento dei danni è stata già fissata l'udienza che è il 15 gennaio 2009, quindi, 2010, perdono. Questa è la richiesta di danni? Questa è la richiesta, perché nelle tre richieste, sì, c'è anche una richiesta di risarcimento. Questa danni è proprio l'ultima, insomma. È l'ultima. Invece, avendo chiesto per le altre, l'abbreviato, come si dice in gergo, come ricordavi tu, diciamo massimo fine mese si andrà a discutere. Allora, io ipotizzavo queste situazioni, Tommaso, Salvatore, Alfredo, so che a te insomma fa più piacere parlare di calcio giocato, un po' meno di queste vicende, però ti a tocca. Tutti farebbe piacere. Infatti, purtroppo ormai ci siamo specializzati, pensavamo di aver ormai chiuso e riposto nuovamente nel cassetto i libri di diritto, invece siamo stati costretti a riportarli sulla scrivania. Allora, Tommaso, gli atti sono stati depositati. Quindi insomma, fa specie, già la fissazione dell'udienza, fa specie che qualcuno ancora continui a vaneggiare, ma insomma mi sembra veramente insomma, una linea editoriale, per riprendere un po' le parole di Lombardi, che non porta a nulla e che soprattutto offende l'intelligenza dei tifosi. Quindi gli atti sono stati depositati, ora si arriva al giudizio. Due sono le ipotesi: o Lombardi vince, come immagina, credo, ed è sicuro, questo contenzioso, O gli fanno credere. Comunque, noi non dobbiamo in qualche modo, ecco, tocca alla magistratura decidere. Perde il contenzioso. E quindi io non oso immaginare lo scenario, ecco, nel caso in cui dovesse essere nominato un amministratore giudiziario, e insomma è tutta la trafila tristemente nota. C'è anche una terza ipotesi, ma un'ipotesi, non so, se giornalistica che... o... Cioè, c'è secondo te ancora la possibilità che i due, Lombardi e Murolo, possano ragionare, parlare, trovare un'intesa, evitare questa coda giudiziaria che farebbe sicuramente male alla Salernitana? Ecco, questo. Io credo che bisogna evitare che la Salernitana finisca in tribunale, perché alla fine chi perde, perde Salerno, certo, e perde la Salernitana.
non è una frase fatta, e mi spiego. Avendo letto gli atti, sarebbe... stavo spiegando, perché forse Lombardi non li ha ancora letti, glielo volevo, no, perché ieri diceva che era un processo mediatico, gli voglio spiegare qualcosa, se non gliel'hanno detto a Lombardi i suoi avvocati... veramente letto c'era una logica. Volevo dire, se c'era una linea editoriale, come gli dice, che poi sulla sanità non esiste una linea editoriale, è una fesseria, ma se ci fosse stata una linea editoriale sulla sanità, bastava stamattina pubblicare gli atti degli avvocati di Murolo, e voglio dire, poi succede alla fine del mondo. Poi veramente, allora, per carità di patria, è proprio perché ritengo io, ma come me gli altri colleghi, perché poi non è che sono il depositario della verità, io come tutti gli altri colleghi di questa città, hanno preferito dare solo la notizia, ma non entrare, diciamo, nei particolari più intimi di questa cosa, perché riteniamo, proprio perché abbiamo un ruolo di responsabilità, che ci sia ancora un margine per evitare di andare in tribunale. Quando io dicevo, pregavo, più che dire, al mio amico Salvatore, cui riconosco, e non lo dico perché siamo amici ormai da una vita, ma riconosco una grande forza di aggregazione, ma anche una grande forza di amore per questa squadra, che è l'unico che può salvare questa Salernitana. Che cosa volevo dire? Bisogna dire a Lombardi che deve fare una sola cosa entro lunedì: alzare il telefono e dire a Vittorio dove ci vediamo. Altre strade non ce ne sono, altrimenti ci andiamo a mettere in un verminaio che non sappiamo dove ci porta. Tra l'altro, un verminaio che ci porterà via del tempo. Zero. E all'orizzonte vi ricordo che ci sono altre scadenze, che non è solo la vicenda del deferimento della Covisoc, in cui tra l'altro la cui relazione è stata allegata dagli avvocati di Murolo, certo, a questa cosa, ma ci sono le scadenze degli ultimi 3 mesi degli stipendi. Le vertenze già intentate. Ci sono le vertenze già intentate. Ora si è aggiunta questa del SIE. Il versamento dei contributi per gli ultimi 3 mesi, perché io ricordo che la Salernitana ebbe quel deferimento. È vero. Per i versamenti riferiti fino a dicembre. Nulla si sa dopo che cosa è successo. E allora qui, io sono certo... Dicevo, si è aggiunta ora anche la vertenza Siena. C'è la vertenza Siena che chiede, eccetera. Allora, bisogna far comprendere a Lombardi, io gliel'ho scritto la lunedì, gliel'ho scritto pure stamattina, con grande affetto, qui nessuno lo vuole cacciare, lui è sicuramente il migliore presidente della Salernitana, ma deve liberarsi da questo complesso, che non so da cosa, deve alzare il telefono. Io sono certo che Murolo, se alza il telefono e dice ci vediamo, sia disposto a togliere tutto di mezzo. Sono convinto pure che Lombardi resta presidente della Salernitana. L'unica cosa che Murolo dice nelle scelte, però, adesso io dico la mia, perché Murolo ha altri progetti per questa Salvatore, società. Salvatore, che può interessare alla Salvatore, in questo momento, a 4 giorni, a 5 giorni dalla fissazione dell'udienza da parte del Tribunale Civile, perché se si arriva in Tribunale sappiate che è finita, a 4 giorni, a 5 giorni da questo evento, solo voi potete salvare la Salernitana. Allora,